Ma che cosa si aspetta la comunità di Serrada Fontana dal piano strategico metropolitano? Allora, innanzitutto siamo contenti e apprezziamo il lavoro svolto dal sindaco De Magistris per la redazione di questo piano strategico. Ci aspettiamo quello di cui si è parlato sia la volta scorsa col sindaco De Magistris, sia di quello che abbiamo parlato stamattina col dottore Cozzolino, ossia un piano che miri a sviluppare alcune asset fondamentali della nostra provincia e che appunto tende a risolvere delle criticità che purtroppo permangono per quanto riguarda l'edilizia scolastica, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda le infrastrutture che ricadono sui nostri territori. Siamo fiduciosi che possiamo realizzare degli ottimi interventi e quindi apprezziamo il lavoro che ha posto in essere la città metropolitana. Serrada Fontana è uno dei sei comuni dell'isola d'Ischia, quindi immagina il suo sviluppo in armonia con gli altri comuni dell'isola, in armonia con tutta l'area flegrea e l'area metropolitana. Ma in che modo Serrada Fontana, attraverso i suoi rappresentanti, ritiene di poter partecipare e offrire il proprio contributo alla redazione del piano in vista di uno sviluppo complessivo armonico dell'intero territorio? Le criticità che ha l'area flegrea sono tante e diverse. Le criticità che ha l'isola d'Ischia anch'esse sono molteplici, quindi sarebbe auspicabile concentrarsi su alcune aree tematiche. Il nostro primo problema che abbiamo sull'isola è sicuramente la questione della depurazione che ha la regione Campania e che ha l'Italia, poiché condannata dalla Comunità Europea per la mancata depurazione in alcune zone. Quindi io credo che la prima questione da affrontare in modo unitario sia quella di risolvere questo problema. Poi abbiamo il traffico, abbiamo altre criticità sulle infrastrutture. Sarebbe auspicabile appunto ragionare insieme per cercare di destinare il maggior numero di risorse possibili per la risoluzione di queste questioni. Il piano strategico sarà accompagnato anche da fondi che saranno messi a disposizione della città metropolitana. Avete già individuato uno o due obiettivi da raggiungere attraverso questo piano? Sì, allora il primo obiettivo è appunto legato all'ambiente, legato alla depurazione. Il secondo riguarda gli edifici pubblici, in modo particolare le scuole, e il terzo sono interventi di viabilità. Quindi pensiamo di adottare questo criterio di priorità nella presentazione dei progetti che la città metropolitana ci potrà finanziare con questa scaletta: depurazione, scuole, strade.